Eccoci insieme, cari telespettatori. Oggi parleremo di questioni di commercio. Purtroppo le cose non vanno benissimo, come era anche in parte prevedibile, però è necessario fare qualcosa. Noi quindi abbiamo interpellato Nicola Rossi per la Confesercenti Veneto Orientale, presidente. Ben arrivato qui con noi, ben collegato, presidente. E Buongiorno. vogliamo, bene, allora vogliamo fare un po' il punto della situazione. C'è stato Conte, Presidente del Consiglio Conte, che ha ventilato, poi un po' si è ritirato sul discorso dell'IVA. Prima ha detto che bisogna abbassare qualche punto l'IVA, poi lo si può fare per un brevissimo periodo, ma sì, ma no, insomma, tutto per cercare di rilanciare questi benedetti consumi, che se nel settore alimentare sono andati bene, anzi i numeri sono di tutto rispetto, adesso comunque ci confermerà anche lei, aveva fatto più volte delle diciamo uscite dicendo che anche i piccoli negozi avevano ripreso importanza e vigore, eccetera, non così per altri settori. Poi lei si occupa anche comunque di tutti i pubblici esercizi in generale, anche dei mercati, insomma una competenza abbastanza estesa, per cui può farci un po' la panoramica sulla situazione. E guardiamo anche all'esito degli Stati Generali, che non ha soddisfatto gli operatori, cioè, immaginavo il sorriso un po' così, non ha soddisfatto gli operatori del settore. Vediamo se, secondo, se a lei invece ha soddisfatto un po' la risposta alle promesse che sono state fatte dal nostro governo. E terzo aspetto, le imprese del territorio, che cosa si aspettano, le imprese commerciali del territorio? Qual è la situazione occupazionale? Sappiamo che molti negozi non hanno riaperto e anche tanti ristoranti e operatori turistici. Quindi non c'è da sorridere. No, Allora. direi di no, anche perché ante Covid sicuramente la situazione non era aurea. Stavamo per uscire da un periodo veramente difficile, è arrivato il Covid. Lockdown, chiusure, tutto quello che ha comportato. Oggi situazione veramente drammatica. Drammatica perché 2 mesi e mezzo di chiusura totale hanno lasciato un segno che purtroppo non è stato in qualche modo aiutato da quella famosa liquidità a fiumi che doveva arrivare. In realtà non è andata proprio, diciamo che su certi livelli minori di aiuto, magari c'è stato qualcosina. I famosi 25.000 euro, in qualche modo, dopo tanta fatica e dopo tanto sforzo, magari qualcosina è arrivata, ma per tutto il resto una situazione molto, come dire, difficile. Teniamo conto che anche quella liquidità paventata, cioè fare debito per compensare 2 mesi, 3 mesi di mancato lavoro, che poi non è vero, non so, 2 o 3 mesi, perché ora cominciamo ad avere la coda. È vero che il settore alimentare non è andato male durante il lockdown, assolutamente. La vendita di generi alimentari è andata avanti, anzi addirittura dei nostri associati, piccole attività di distribuzione merci alimentari, hanno anche migliorato le performance aggiungendo dei servizi, la consegna a domicilio, insomma tutta una serie di servizi insomma, importanti per quel periodo che hanno aiutato indubbiamente. Però bar chiusi, ristoranti chiusi, trattorie chiuse, il turismo totalmente fermo, situazione è molto difficile. Non c'è una. Gli Stati Generali non hanno dato, almeno sembra, apparentemente non abbiano dato, come dire, delle risposte concrete, tangibili, le vedremo, vedremo. Qui servono delle cose pratiche, concrete. E, dicevo prima, l'idea qual era? Fare un nuovo debito per compensare i mesi di chiusura. Bisognava aiutare con fondo perduto, bisognava, come dire, immettere soldi nel sistema. Questo era, ma aiutare, è inutile dare, come dire, soldi a pioggia, vanno stimolate le imprese, il reddito di emergenza, tutto bene, il reddito di cittadinanza, tutto bene, però è assistenzialismo. Aiutare le imprese vuol dire
incrementare, aiutare l'occupazione, non perdere occupazione. E Cioè, come? questo è uno Cioè, dei nodi. facendo degli esempi concreti, perché poi ho contatto anche con i suoi iscritti, che quindi sono commercianti, operatori del settore, cosa sarebbe stato, esempi proprio, cosa sarebbe stato importante fare o cosa si dovrebbe fare? Perché poi cioè, adesso vabbè, c'è questo periodo dell'estate in cui si spera che le cose si aggiustino, ma attenzione. Ma ci sono problemi che, insomma, quello che stiamo vedendo ora, che stiamo riscontrando, i consumi cominciano a calare, a scendere. Il settore della moda non è ripartito in nessun modo. Gli alimentari cominciano a ridurre. Perché la gente non ha soldi in tasca? La gente non ha soldi più. In tasca. Insomma, usciamo tutti da 2 mesi e mezzo, 3 mesi di fermo. È chiaro che era prevedibile. Ora voglio vedere un attimo come continua la situazione. Se poi pensiamo, ma guarda, una banalità, lo smart working, ottima cosa, durante il lockdown è stato sicuramente di aiuto, però ora che dobbiamo rientrare in una fase di normalità, lo smart working denuncia dei problemi interessanti, importanti. Cioè, pensiamo cosa? alle aree dove ci sono uffici, dove ci sono i servizi, si sono sviluppate tutta una rete di piccoli di bar, tavole calde, piccola ristorazione, di servizio a questi ai lavoratori di queste aree. Ora, se i lavoratori non ci sono perché sono in smart working, cominciamo a delle sofferenze importanti. Noi abbiamo stimato solo per la città di Padova in 300.000 euro al giorno la perdita. Per la provincia di Padova vuol dire 400.000 euro al giorno. A questo ci aggiungiamo l'assenza per un periodo, cioè non abbiamo i ragazzi delle scuole medie superiori, 62.000 unità. Non abbiamo, perché non ci sono state le lezioni, non c'è stato. A questo ci aggiungiamo l'università, i 60.000 studenti universitari, è chiaro che sono tanti elementi che messi insieme creano altro problema. Ecco, è vero, lei ad esempio ha toccato l'aspetto dello smart working, che peraltro riguarda per esempio anche la vostra azienda, la realtà Confesercenti, che immagino abbia attuato questo smart working. Allora, l'aspetto positivo, come l'ho detto per quel che riguarda voi, come è stato accolto dai dipendenti, dai collaboratori? Allora, indubbiamente, guarda, sentivo anche oggi alcune interviste, ho seguito dipendenti, anche nel settore pubblico, c'è soddisfazione nello smart working. Il problema è che dobbiamo anche pensare all'utente che ha bisogno di riprendere quel contatto fisico che c'era prima. Va in un ufficio, noi abbiamo usato lo smart working per le necessità del momento, ora sempre meno, ma l'ente pubblico sta continuando a usare. In smart working, secondo una stima, si è passati a 500 volte quello che era ante-Covid, l'utilizzo. Certo, le unità lavorative interessate sono 500 volte superiori. Si genera tutta una serie di problematiche nuove, il rapporto personale, il rapporto sociale, la possibilità di avere delle informazioni da una persona. Naturalmente ci sono dei segmenti che con lo smart working potranno continuare a operare anche bene. Io penso all'informatica, ai programmatori, però in ufficio, per tante attività, non è semplice, perché tutto il materiale di archivio, tutto il materiale necessario per lavorare è in ufficio, è un luogo fisico di lavoro. Sembra quasi che destrutturiamo determinate aree adibite alle funzioni direzionali per trasferirle in aree adibite a funzioni abitative. È verissimo questo. Sì.
Però c'è anche l'altro aspetto che riguarda il traffico veicolare, i mezzi di trasporto pubblici che hanno le loro problematiche, gli spostamenti, spostamenti che sono cosa di non poco conto, i posteggi per i quali peraltro le nostre città, le nostre zone non sono così attrezzate, il traffico non è da ultimo, la gestione dei figli, perché questa ha dei costi e anche vabbè, le sa benissimo cosa vuol dire, e tante cose che in realtà vengono in qualche modo ovviate o risolte con questo benedetto smart working, per il quale c'erano già delle indicazioni alle aziende che devono portarsi verso quest'ottica dove è fattibile e possibile. Ovvio che dove è necessaria la riunione con più dipendenti anziché la collaborazione, beh, ci deve essere, oppure parzialmente. Stravolge un po' quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Eh sì. Io ricordo un altro stravolgimento che è quello della grande distribuzione, che era il futuro, l'innovazione. Sì. Oggi invece vediamo che non è proprio così. Allora, io credo che ci debba essere un giusto equilibrio fra, non è che dico basta smart working, dico un equilibrio fra quello che era prima e quello che magari è stato in questi giorni. Dobbiamo riequilibrare perché è vero che in questi giorni stiamo vedendo un traffico minore, è anche vero che non ci sono gli studenti. Sì, È senza anche. dubbio. Però, Presidente, c'è un altro aspetto che lei diceva appunto i bar. Io appunto tanto ho domandato a diverse persone così e anche vedendo in azienda, molti che avevano adottato lo smart working o sono rimasti a casa, hanno imparato a farsi da mangiare da sé e tanti si portano la classica insalata da mangiare in ufficio anziché il toast, il tramezzino, eccetera, e non vanno al bar. E hanno, ciò per ragionamento che facevano alcuni impiegati, mi dicevano guarda, alla fin fine vengono fuori quei 200 euro di risparmio a settimana, preferisco farmi il weekend di 200 euro. Circa, perché poi quei 10 euro ti vanno se vai al bar fuori e tutto, piuttosto che andare fuori a mangiare al bar dove devi aspettare l'attesa e sto fatto che sei comunque assiepato, perché è vero, adesso ci puoi stare all'aperto, però comunque sei un po' costipato, e dici, mamma, cosa vuoi che sia? Mangiare un'insalata davanti al computer, vai a prenderti un caffè fuori e via. È scattata una leva motivazionale diversa in tanti, per cui forse con Cambiando qualcosa, però teniamo conto che i cambiamenti hanno sempre delle ripercussioni. Dicevo prima 300.000 euro al giorno Padova. Sì. Questo vorrà dire probabilmente disoccupazione in determinate aree operative. Bisogna capire un attimo lo sviluppo e bisogna capire se lo smart working realmente risponda alle esigenze delle aziende. È vero che c'è apparentemente, praticamente un risparmio in termini di benzina, in termini, però si innesca tutto un sistema diverso, con tutte le Che conseguenze, nel certo. bene e nel male. Beh, persino a Milano se ne sono resi conto in zone. L'ha detto anche Sala, eh? Ha dovuto poi correggere un po' il tiro, però non è cosa di poco conto, assolutamente. Quindi, per quanto riguarda invece, sempre le pubblici, restiamo nell'ambito pubblici esercizi, assembramenti infiniti, ce ne sono stati segnalati, hanno causato problemi, la cosa non è risolta, persino Palazzo Chigi pensa di intervenire in qualche modo con delle normative severe, perché il problema del Covid non è venuto meno, restano comunque dei segnali inquietanti. Cosa, No, e questa è un'altra questione. è una questione importantissima perché il problema, il virus non è scomparso. Il virus corre tra di noi. Noi siamo stati, io ho la mia opinione, noi siamo stati bravissimi nel momento come dire, nel distanziamento sociale, nei momenti difficili, i giovani, tutti bravi, il virus, ha avuto un problema, non è riuscito a, come dire, a saltare da persona a persona. Se tu lo blocchi, muore il virus. La persona che supera, come dire, in isolamento l'infezione ha fatto fuori il nemico. Il nostro nemico è il virus, questa è la realtà. Ma non entra nelle Finché teste dei più giovani, nostro. Come? non entra nelle teste di certe persone, di certi, anche dei tanti giovani. È vero, bisogna far capire, credo che ci sono stati tanti messaggi, comunicazione un po' sbagliata fin dall'inizio. Bisognava spiegare bene,
la gravità all'inizio della situazione. Siamo partiti da un raffreddore, tanto i coronavirus, alcuni coronavirus albergano normalmente nelle cavità nasali, sono responsabili dei raffreddori. No, questa era un'altra bestia, questo è un coronavirus totalmente diverso da quelli, dal citomegalovirus o da virus, sono tutti coronavirus, però sono famiglie diverse. SARS è una famiglia, MERS è un'altra famiglia e questo coronavirus è un'altra. E questo è brutto, cattivo, nel senso che è furbo. Naturalmente un virus non può essere furbo, ma la furbizia sta nel fatto che non crea dei grossi danni immediatamente all'ospite. Una percentuale molto elevata, un 45-50-55%, è asintomatico. E mentre è asintomatico, diffonde, come dire, l'epidemia. Naturalmente se tu senti una persona tossire, sta male, spontaneamente ti difendi quasi allontanandoti. Ma se una persona che tu hai davanti apparentemente sta benissimo, non c'è nessun motivo di alzare, come dire, le barriere. Parlo in generale, chiaramente. Oggi invece le barriere le conosciamo, bisogna stare lontani, comunque, da chiunque, un metro, mascherina e tutto quello che conosciamo insomma, delle mani e via dicendo. Certo, io lo interrompo un attimo, torniamo su questi temi, abbiamo una pubblicità che incombe, pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi.